Ciao, mi chiamo Christian Girardin, mi occupo dello sviluppo della dinamica del veicolo. Oggi siamo presso il centro sperimentale di Balocco perché vi voglio mostrare le caratteristiche della nuova architettura compact. A livello tecnico, la nuova Giulietta Alfa Romeo si basa sul pianale compact, completamente nuovo per materiali, soluzioni tecniche e contenuti. È costituita dal body e dallo chassis. Lo chassis è l'insieme delle sospensioni anteriore, della sospensione posteriore e del sistema sterzante. Il body è l'insieme degli ammirati che costituiscono l'ossatura della vettura. La nuova architettura compact, dal punto di vista del body, ha introdotto una nuova tecnologia di stampaggio dell'ammirato a caldo che ha permesso di contenere i pesi a parità di resistenza. Dal punto di vista invece delle sospensioni, all'anteriore abbiamo scelto uno schema McPherson completamente rivisto dal punto di vista della geometria e dei materiali. Unitamente alla scelta di queste due nuove sospensioni è stata scelta una nuova architettura dello sterzo, il cosiddetto dual pinion, che si differenzia rispetto agli sterzi elettrici tradizionali dal fatto che il motorino elettrico è direttamente calettato sulla cremagliera della guida. Questo permette di ridurre la percezione dell'inerzia del motore da parte del guidatore e quindi di avere uno sterzo più naturale. Dal punto di vista della sospensione posteriore invece abbiamo scelto, come vi dicevo, un multilink, questo per garantire le elevate prestazioni dinamiche che un Alfa Romeo deve avere, unite però a un elevato livello di comfort, grazie alla flessibilità longitudinale della sospensione posteriore che è a ruote indipendenti. In particolare sull'Alfa Romeo Giulietta abbiamo scelto un rapporto di sterzo molto diretto, circa 12.5 gradi di angolo volante per un grado di ruota. Quindi, unitamente alla taratura specifica delle barre, delle molle, degli ammortizzatori e delle boccole, la Alfa Romeo Giulietta, con le nuove architetture di sospensione, si pone ai vertici della categoria in termini di gradiente di rollio. Infatti, le misure oggettive confermano che il gradiente di rollio è di circa 3.3 gradi al G.